cioè 0,21, i sistemi di interfaccia sono esterni per potenze superiori a 11,08 kW. Quindi laddove quel caseggiato abbia sul tetto un impianto fotovoltaico superiore a tale potenza, voi dovrete andare a prescrivere per CE 021 un oggetto di questo genere. Come funziona? Che potenza ha la colonnina? Qua dipende un attimino dalle necessità del condominio, per esempio ci sono potenze che possono arrivare fino a 22 kW, magari in trifase, ammesso che sia possibile, non possibile avere un monofase. Dipende un attimino dalle esigenze. Sappiate che un oggetto del genere, per poter essere detratto, non può superare i 22 kW. Quindi è inutile andare, se vogliamo stare dentro il 110%, non possiamo andare a proporre il 100 kW o 50 kW, perché altrimenti non è soggetto al 110. Questo non è una cosa nuova, ma era già presente nella legge di stabilità del 2018, se non erro 2018-2019, adesso non ricordo esattamente quando si è uscita, e nella quale c'era scritto apertamente che il limite fisico di potenza della colonnina era pari a 22 kW per essere detratta al 50%. La stessa ARERA sostanzialmente va ad aiutare diciamo così, l'introduzione di sistemi di ricarica ad uso domestico, introducendo una tariffa specifica che è la BTVE, cioè quella tariffa monomica, è importante utilizzare per poter ridurre i costi di gestione, e nello stesso tempo va a dire agli amministratori, dicendo per i box per i quali è dimostrabile la pertinenza, se possibile applicate la tipologia contrattuale domestica residente, e di conseguenza fate fare modo che il venditore di energia possa applicare questo tipo di contratto. Per i box non pertinenziali, ma la cui proprietà si è intestata ad una persona che risulta proprietaria di un veicolo elettrico, sia applicata la tipologia domestica non residente, e soprattutto che sia possibile di notte, quando le ricariche saranno più numerose rispetto a quelle diurne, per il semplice fatto che saranno tutti a casa, quasi tutti saranno a casa, aumentare quella famosa soglia di potenza in fascia F3. Poi sarà voi capire un attimino come andare a gestire la ricarica di questi veicoli, perché potrete gestirla in un modo statico, della serie accendo l'aspirapolvere, questo parte e si ferma soltanto quando ho finito di lavorare, indipendentemente dal resto dei carichi, oppure, come vedete a destra, in un modo dinamico. Sta a voi a scegliere in base alla tipologia di utente. Lo statico vuol dire molto semplice: se questa linea rossa rappresenta la massima potenza contrattuale, supponiamo 6 kW, visto che oggi si raggiungono tranquillamente i 6 kW, poi vedremo se avremo tempo di parlare del discorso dei montanti, diciamo, supponiamo che questo valore sia 6 kW, se questo è il profilo di carico che spero che voi abbiate calcolato, voi potete settare sostanzialmente la potenza, la soglia di potenza massima della colonnina in modo elettronico, in modo via app piuttosto che un altro sistema, in modo tale che la somma del profilo di carico e la somma della potenza impegnata della colonnina non vada a superare il 10% della soglia massima, altrimenti scappa il monitor, quel di servizio. In caso contrario, voi potete pensare a questo punto un sistema di gestione, guarda caso attraverso la domotica, che vada a questo punto a modulare la potenza della colonnina andando a riempire tutti questi spazi lasciati liberi dal profilo di carico verso il profilo massimo. È chiaro che nel primo caso la potenza è sempre costante, ma potrebbe essere anche molto bassa a seconda di quanto sia fatto il profilo di carico, che ripeto non è detto che sia uguale per tutti gli appartamenti. Nel secondo caso ci saranno momenti in cui la potenza disponibile è elevata, altri momenti in cui la potenza è meno elevata, però chiaramente noi evitiamo il rischio di andare a creare un distacco dal nostro utente, dal contatore. Parole povere, qui dobbiamo andare a gestire i picchi con tutte le conseguenze
che possono conseguire in termini di servizio. Guardate che comfort non vuol dire di servizio e viceversa, mi raccomando. Qui invece andiamo a tagliare tutti i picchi che potrebbero generare un disservizio al nostro utente. Allora, in pratica, come si può procedere per poter fare questa cosa qui? Beh, voi avete varie soluzioni, qua vi sto buttando lì delle idee sostanzialmente su come poter fare. Voi potete pensare di prendere un dispositivo di accumulo agganciato all'inverter fotovoltaico, utilizzare i contatti di potenza sostanzialmente di questo inverter, il quale sostanzialmente, secondo una soglia impostata, userà un contatto on-off, accendi-spegni molto brutale nei confronti di un carico importante come quello dell'autovettura elettrica, che notoriamente gli svariati kilowatt continuativi durante la fase di ricarica, per dare la precedenza magari ad altri carichi ritenuti più importanti. Pensate alle pompe di calore che si accennava prima, fondamentali per ottenere il salto di due classi, pensate piuttosto al forno a microonde piuttosto che alla piastra di induzione. Dipenderà un attimino da come vuole esercire il proprio appartamento il proprietario. Il tutto chiaramente dopo aver fatto una misura attraverso un meter di come è il flusso di potenza verso sinistra, di energia da sinistra a destra e da destra a sinistra e dall'alto verso il basso, perché chiaramente bisogna conoscere anche gli assorbimenti e gli altri assorbimenti della casa. Oppure cercare di legare, forse la soluzione migliore, questo carico così importante con il sistema informatico, con la domotica che noi andiamo a piazzare in casa. In questo caso specifico un'idea potrebbe essere la seguente: io attraverso un sistema di comunicazione faccio parlare il meter che vede l'energia scorrere in svariati modi, alto basso, basso alto, sinistra destra e via di seguito, con praticamente un paio di informazioni che il React ha, ovvero la potenza che sta ricevendo da papà sole e il livello di accumulo delle batterie, con che cosa? Con chiaramente la colonnina previa impostazione della potenza massima, quindi basata sulla potenza del contatore del nostro cliente, quindi imposto la potenza, dopodiché il React dice ok, so che la colonnina più di tot x kilowatt non può erogare, però ci penso io in base a questo flusso di potenza, di energia, o meglio di energia, a mandare più o meno energia all'autovettura. Il sistema di supervisione non fa altro che prendere atto di queste informazioni e farmi tutti quei graficini o quelle funzioni che mi fanno sorridere ogni volta che le vedo, perché posso valutare quanto sto consumando e come lo sto consumando. Nei casi più complessi, più completi, se vogliamo, quando andiamo a fare un progetto di un condominio, io posso a questo punto pensare che sia un sistema di supervisione esterno, quindi ai vari appartamenti, che si chiama BMS, il quale a questo punto, interrogati i vari multimetri, i vari contatori di energia, meglio messi sui vari punti importanti dell'edificio, che sono i carichi, l'accumulo e la generazione, la fonte rinnovabile, nonché dall'arrivo del mio distributore di energia elettrica, possa valutare in base al numero di colonnine impegnate e impegnabili come deve andare a gestire i flussi energetici all'interno di questo apparato. Tutta questa roba che vi sto raccontando viene trainata al 110%, sempre nel contesto delle regole che vi sono state spiegate anche nell'intervento precedente. Analogamente, quando andiamo a introdurre l'impianto fotovoltaico con potenze superiori a 11,08, ricordatevi che c'è un'interfaccia che non è altro che un cane da guardia esterno al convertitore fotovoltaico, che consente a questo punto di intervenire se la frequenza e se la tensione di rete escono certi parametri.
quindi famoso discorso che prevede la CESL 21, soglie ristrette e soglie allargate. In questo caso che cosa succede? Succede che voi andrete a predeterminare il funzionamento delle soglie ristrette e delle soglie allargate a secondo il regolamento contrattuale di esercizio della rete, dopodiché un domani questa interfaccia sarà gestita attraverso il protocollo 61850 direttamente dal distributore, in modo tale che sia il distributore a decidere come cambiare le soglie e se eventualmente sbattere fuori l'impianto di produzione da quella, dalla rete locale, diciamo pseudo nazionale, regionale o provinciale, qualora ci fossero dei problemi di rete. A destra, come prescritto dalla CE 021, viene indicato il diagramma di funzionamento dell'interfaccia, che è esattamente identica all'interfaccia interna di un inverter. Quindi il superamento delle soglie di tensione e di frequenza messe in OR, la possibilità di un teledistacco e la possibilità quindi di poter buttare in disservizio o fuori servizio l'impianto, anche se questo non presenta particolari, anche se non ho particolari problemi di esercizio, perché magari ci sono gli operatori del DSO che stanno lavorando a monte di quell'impianto stesso e non li voglio fulminare. È chiaro che progettare un impianto fotovoltaico non significa, ripeto, usare soltanto un'interfaccia o un pannello o un inverter piuttosto che un accumulo, ma significa mettere a disposizione anche un quadro elettrico vero e proprio che possa alimentare l'interfaccia secondo i tempi prestabiliti dalla CE 021, e in questo caso specifico noi mettiamo a disposizione una serie di condensatori, ultracondensatori, che sono meno sensibili delle batterie quando cambia la temperatura dell'ambiente. Voi sapete che un accumulatore al piombo decade a aumento della temperatura di 10 gradi fa decadere la sua vita al 50%, voi capite bene quindi come le escursioni sotto il tetto della Sciura Maria o sotto il tetto di un condominio possono essere così notevoli tra giorno e notte e tra estate ed inverno, da poter a questo punto garantire perlomeno una quantità di alimentazione più certa di un accumulatore. E poi chiaramente ci sono c'è tutta questa sequenza di protezioni e/o contattori che fanno parte del dispositivo di interfaccia, che per chi segue il corso CE 021 vi vengono spiegati nel dettaglio. Poi sul tetto, o quantomeno possibilmente più possibile vicino al generatore fotovoltaico, bisogna mettere i dispositivi di sezionamento e di protezione. Quindi stiamo parlando di interruttori, sezionatori, eccoli qua, e di scaricatori. Attenzione che le prestazioni di questi oggetti non sono quelli del 230 volt, ma sono prestazioni superiori per il semplice fatto che l'impianto fotovoltaico sta generando innanzitutto in corrente continua e poi le tensioni sono ben superiori al 230 volt di casa, pertanto quindi sono oggetti dedicati. Perché metterli? Perché bisogna fare, cari miei colleghi, l'analisi del rischio, perché c'è sempre una perdita economica. È vero che la perdita umana vicino all'impianto fotovoltaico è di fatto quasi nulla, ma è altrettanto vero che quell'impianto fotovoltaico costa quattrini, è una tecnologia che pago, diciamo stare adesso il discorso del 110, e pertanto bisogna capire se vale la pena a questo punto utilizzare degli oggetti che vadano a proteggere quell'impianto in caso di sovratensione. Argomento comunque che tratto nella progettazione degli impianti fotovoltaici. Sempre nella progettazione degli impianti fotovoltaici troverete questo schema nel quale vi faccio vedere nella catena dalla parte della corrente continua alla corrente alternata esistere questo rettangolo all'interno, che non è altro che il combiner cosiddetto, che non è altro che quello scatolato che viene messo vicino alla stringa, che consente a questo punto il sezionamento e la protezione della stringa. Quindi cosa ci troverete dentro? Ci troverete dentro un bel sezionatore e ci troverete dentro un bellissimo scaricatore, esattamente quelli che vi ho fatto vedere poco fa. E questo è uno schema di dettaglio dello scaricatore
eccolo qua, e del combiner. In questo caso specifico è un impianto che può, come dimensioni di combiner, arrivare fino a 20 kW su due stringhe. Poi le dimensioni fisiche di questo quadretto ve le lascio leggere da questa tabella riassuntiva, perché in funzione del numero delle stringhe chiaramente aumenta le dimensioni di questo quadretto. Diciamo che al di sopra di un certo numero di stringhe per un impianto un po' importante si deve passare a quadri ampliabili, diciamo così, anche se la parola ampliabile non rende, non è proprio quello che intendevo dire, ma comunque non è più un centralino, non è più un quadretto di dimensioni fisse, ma è un quadro che può essere sovrapposto a un altro quadro a seconda del numero di stringhe che io devo andare a introdurre. Tutte queste informazioni voi le trovate nel sito di ABB che parla di decreto rilancio, come funziona il super bonus e quali sono i vantaggi fiscali. Continuando un attimo la mia disquisizione sul mondo domotico, io mi permetto di dire che è vero che non tutto è trainabile al 110%, però ricordatevi che il 65% e il 50% continuano ad esistere. E pertanto quello che io sostengo è che l'impianto domotico, una volta introdotto, è un po' come un puzzle, un po' come un Lego, che può essere, come dire, ampliato e utilizzato per altre motivazioni non strettamente legate al 110, come per esempio il concetto della sicurezza, è una cosa molto importante, perché il nostro impianto è un impianto scalabile, oltre che personalizzabile e integrabile, le famose tre parole che vi ho fatto vedere qualche slide fa. Per esempio, se non posso detrarre il 110% perché il super ecobonus non me lo consente, resta sempre la detraibilità del 50% di tutto quello che è vicino al mondo della sicurezza. A questo proposito c'è proprio un chiarimento da parte dell'ADE, cioè dell'Agenzia delle Entrate, che dice sostanzialmente che gli interventi operati sulle singole unità immobiliari al fine di prevenire atti illeciti sono soggetti al 50%. E che cosa si intende come dispositivi? Li vedete qua in fotografia, e diciamo così, videocitofonia, eccola qui, e a questo punto il classico sistema di allarme. Questi possono essere tranquillamente, oggi come oggi, agganciati alla domotica che voi avete già messo in casa ai fini del 110. Il sistema videocitofonico di ABB si chiama Welcome M, che voi sapete essere quel prodotto in alluminio che come posto esterno viene messo fuori, come dice la parola stessa, eccolo qua, questo è il posto esterno, e da un unico posto esterno io posso arrivare a comandare impiantini, tra virgolette, scusatemi la parolina, fino a 6.000 posti interni. Quindi da una famiglia sostanzialmente, da un impianto monofamiliare a un impianto di 6.000 famiglie, noi utilizzeremo un unico posto esterno. Chiaramente al 50%. Qual è la soluzione, senza entrare nel merito di oggi, della configurazione? Non è altro che una struttura verticale che sale, la vedete, non sono architetto mensa, quindi abbiate pietà se non disegno bene come disegna l'architetto mensa, però di fatto c'è il posto esterno, c'è l'alimentatore di tutto il montante, e ci sono questi scatolotti neri che si erano chiamati derivatori, che vengono utilizzati laddove c'è la diramazione necessaria a portare il segnale video. Ok? Se ci fosse soltanto un segnale audio, cioè il raddoppio di questo oggetto qui a destra, a sinistra, messo anche a destra, il derivatore non serve. E poi c'è l'integrazione con l'impianto domotico. Non vi parlo dei sensori perché tutti noi più o meno in casa sappiamo che cos'è un sensore, mi soffermo sul fatto che i due sistemi non viaggiano, non sono legati l'uno all'altro,
nel senso che se muore l'impianto d'allarme non cade la domotica e viceversa, ma si limitano a interagire tra di loro, cioè a distanza io sono in grado di interagire con il sistema d'allarme vedendo nelle sue principali funzioni. In più ci sono tutti quegli allarmi tecnologici che siamo in grado oggi come oggi di fornire e che più delle volte quando ci sono certe persone che abitano nell'appartamento sono ormai fondamentali. Pensate alle fughe di gas, basta semplicemente leggere un giornale e fare la statistica di quante siano le esplosioni in Italia dovute a fuga di gas e pensate a eventuali allagamenti, quindi magari alla possibilità di evitare di andare a fare dei danni materiali ai propri mobili grazie al fatto che io posso interrompere con un'elettrovalvola la fuga d'acqua nel mio appartamento e poi magari accorgersi e dire oddio, quanto mai non ho fatto un'assicurazione che prevedeva anche i danni interni? Dovrei pensarci prima, amico mio. Quindi diciamo che tutto è integrabile perché c'è già il presupposto per poterlo essere. Senza benefici fiscali, ve lo dico subito a chiare lettere, c'è poi tutto quel mondo, ma comunque rientra nel concetto di comfort, è legittimo da chiedere da parte dei coloro che utilizzano l'impianto domotico, quelle interazioni con la musica piuttosto che le luci, piuttosto che i elettrodomestici. Quanto mi costa in più? Dipende un attimino che cosa volete fare. A voi avete già fatto l'80% dell'impianto. C'è gente che a questo punto ha fatto 30 e vuol fare 31, può aggiungere anche questi. Non li detrarrà, ci mancherebbe, però ormai l'80% della spesa è praticamente detratta o al 110% o anche al 50%. Il risultato finale è che comunque voi dovrete utilizzare delle serie civili per cui dove introdurre la domotica, e l'abbiamo già visto, con quindi la possibilità di detrazione fino al 50% se è lasciata per conto proprio, oppure può salire anche al 110% se asservita chiaramente la parte termotecnica. Ricordatevi soltanto che questa parte chiaramente domotica, ripeto, può essere dietro alla singola presa sostanzialmente o messa nel centralino, e quindi ricordatevi le dimensioni del centralino, questo non dimenticate. Infine, poi a questo punto mi fermo un attimo perché stanno arrivando domande a gogo, c'è il fatto della ristrutturazione dell'impianto elettrico. L'impianto elettrico resta sempre detraibile al 50%, non quando vado ad ampliare una linea, ma quando l'impianto elettrico va messo in sicurezza, perché non è a norme. Insomma, voi siete stati chiamati a fare adiri e trovate che c'è qualcosa che non va. A questo punto bisogna mettere mano a qualcosa di più importante dell'adiri, che è la sistemazione dell'impianto prima di far uscire la cosiddetta dichiarazione di conformità. In questo caso specifico, l'introduzione delle protezioni e in maniera coordinata tra di loro e con l'impianto di terra, eccetera, rientra chiaramente nel 50% che lo Stato vi da tempo vi dà la possibilità di far detrarre al vostro committente. Sono previsti quindi anche il 50%, lo ricordo, che è arrivata adesso una domanda, anche quello per gli abbattimenti delle barriere architettoniche. Voglio dire, se in quell'appartamento c'è una persona che ha una non capacità di muoversi e deve accendere una luce, quello a mio parere, prima di tutto, è un atto di umanità nel far vivere quella persona in condizioni, come dire, normali, più possibile normali, e poi rientra nel contesto dell'abbattimento. Certo che se le luci vengono accese perché voglio cantare un sole mio sotto la doccia, voi capite bene che probabilmente non rientra nel concetto di abbattimento delle barriere architettoniche, a meno che io non voglia iscrivermi a Sanremo e allenarmi per il futuro disco d'oro o di platino del prossimo anno. Tutte queste informazioni le trovate sempre sul sito ABB, che si chiama Casa Aumentata, di cui vedete sostanzialmente qui un'immagine. Allora, riposo un attimo l'ugola per scorrere un attimino l'ultima domanda che è arrivata.
L'impianto domotico può utilizzare la canalizzazione esistente dell'impianto elettrico? La risposta è sì. Cavo bus che alimenta l'impianto domotico può utilizzare la stessa canalizzazione dell'impianto elettrico, perché è isolato. Altra domanda, poi passiamo con l'architetto Vensa che mi sta guardando in questo momento credo 25, credo, non mi ricordo più, domande con risposta, e così sollecitiamo anche la vostra curiosità. L'ultima domanda è: come viene gestita la ripartizione delle spese in un condominio per la ricarica dei veicoli elettrici? Allora, innanzitutto vi invito a seguire il mio corso sulla mobilità elettrica. Secondo luogo, vi rispondo come amministratore. Come amministratore vi dico che le spese condominiali vengono ripartite in due modi diversi. A consumo, per quanto riguarda, perché è prescritto dal codice civile, per quanto riguarda l'energia elettrica, e a millesimi per quanto riguarda coloro che hanno deciso di mettere la colonnina di ricarica per la propria auto. Quindi voi immaginate che il condominio voglia mettere una ricarica da 22 kW, voi farete la suddivisione delle spese di installazione, di acquisto, piuttosto che manutenzione e gestione, secondo i millesimi di tutti coloro che useranno quell'autovettura, la colonnina per l'autovettura, e i consumi attraverso i consumi reali, perché dentro per la colonnina c'è un contatore che va a misurare l'energia, e di conseguenza poi io parzializzo i consumi. È chiaro che poi, se voi avete chiaramente fatto un sistema domotico, quel contatore mi manda i segnali direttamente nel mio BMS, nel mio sistema di gestione che posso avere nel mio ufficio, e a questo punto so quanto ha consumato Sergio, so quanto ha consumato Giovanni e so quanto ha consumato la signora Maria, senza nessun problema. Chiaramente questa somma deve coincidere con la somma dei consumi dati dalle reali consumi che mi vengono addebitati dal mio DSO, dal mio distributore di energia. Bene, ciò detto, allora io adesso devo fare un'operazione tecnica, devo prendere questa parte di domande da un'altra parte per poter far vedere l'animazione. Un attimo solo, vediamo se ce la faccio. E non faccio danni. Un attimo solo. Vedete qualcosa? Dovreste vedere una pagina rossa con scritto FAQ. Perfetto. Se è così, vediamo a questo punto di lanciare il sasso domanda e risposta, che così ci svegliamo un po' tutti e andiamo sul pratico. Qui vedete a sinistra, vedete? Fate domande. Adesso io vi sollecito perché voglio da voi una risposta. È una domanda, la leggiamo insieme. Gli infissi rientrano nel 110%? Scusate, lì c'è una roba in inglese che non c'entra assolutamente nulla e che verrà cancellata nel PDF e vi verrà inviata. Non so per quale motivo, ma cioè, gli infissi rientrano nel 110%? È già stato data un commento, è stato dato un commento prima dell'intervento dell'architetto Mensa, quindi non deve essere difficile questa risposta. Seconda domanda, cessione del credito anche a società di assicurazioni nel caso di sisma bonus? Forse questa parte non è stata toccata, ma penso che con un minimo di fantasia si possa intuire facilmente la risposta. Ho già l'impianto fotovoltaico, posso mettere solamente l'accumulo? Quarta domanda, con il 110 resta lo scambio sul posto? Qua che vi voglio. Allora, che cosa mi raccontate sulla prima domanda? Potete aprire, credo, il microfono, alzare la mano, ditemi sostanzialmente che cosa pensate sulla prima domanda. Non siate timidi, perché ce ne sono tante di domande, vogliamo mantenere anche i tempi, insomma, in modo tale che tutti poi possano partecipare. Allora, posta la prima domanda, gli infissi rientrano nel 110, sì o no? Vediamo la risposta insieme?
sì, sono fatti, adesso io purtroppo non vedo completamente l'immagine.